The Show. Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione. Amici di Media Shopping, non puoi abbonarti a The Show Plus perché non hai una carta di credito? Oppure non sai cosa regalare a un tuo amico a Natale? Niente di più semplice, ti basta acquistare una Google Play Card, la trovi al tabacchi, al supermercato e in tante altre attività, per te oppure per regalare un abbonamento a un tuo amico. Un semplice acquisto che ti permetterà di godere tutti i format esclusivi di The Show Plus, come l'ultimo appuntamento di Prevè, la saga di Ian Plus, Due vecchi b***ardi e i react con l'ultimo episodio natalizio che esce a breve. Tutto questo a partire da 5 euro, il regalo più bello, perché a Natale puoi. Ah, ciao. Abbonatevi. Arca troia. Perché Jason sta imprecando per il dolore? Perché sta navigando verso quell'isola decisamente poco rassicurante? Come ha trovato quelle ossa sul suo cammino? Ma soprattutto, perché sta navigando in mare aperto con un materassino? Per rispondere a una domanda ben precisa: si può fare? Ci siamo chiesti: si può scappare da un'isola deserta? Per capirlo abbiamo fatto la cosa più ovvia. Pronto? Ciao Jay, questa volta non ti diremo a quale domanda sarai chiamato a rispondere. Ok, e come faccio a sapere cosa devo fare? Allora, ti abbiamo organizzato un lungo viaggio. Quando salirai su un mezzo targato The Show, significherà che la tua missione avrà finalmente avuto inizio. Ma che vuol dire, raga? Ma poi un viaggio lungo, ma per dove? Dai, sapete come mi piace. Bravo Jay, sei un grande, vedrai che te la caverai benissimo. Buona fortuna! Ciao, io sono Jaser, non so ancora cosa dovrò fare. Non so dove mi porterà questo mezzo che dovrei prendere. Lo vedo lì che c'è scritto The Show. Dopo la telefonata, Alessio e Alessandro erano stati di parola. La produzione di The Show mi aveva fatto affrontare sostanzialmente 2 giorni di viaggio senza la minima idea di quale fosse la mia destinazione finale. So solo che ho viaggiato per le ultime 36 ore e ho preso un sacco di mezzi diversi. Per essere precisi, nell'ordine. Che mezzo stai prendendo? Un treno. Un aereo. Una navetta. Un van. Un aliscafo. Un golf cart. Voglio ben sperare che questo sia l'ultimo. Vado incontro al mio destino. Ho bisogno che vi mettiate nei miei panni. Per voi tutto questo è durato pochi secondi e soprattutto sapevate fin da quando avete aperto questo video quale sarebbe stata la mia missione. Per me la situazione era leggermente diversa. Negli ultimi 2 giorni, tra aerei, aliscafi e una notte in un hotel sconosciuto, avevo convissuto con 2 atroci dubbi. 1. Dove mi stanno portando? 2. Perché mi ci stanno portando? E visto le situazioni più assurde in cui Ale mi hanno ficcato in questi anni, direi che avevo ottime ragioni per essere preoccupato. Tra l'altro, Luigi, la persona alla guida del motoscafo, sembrava odiarmi per qualche strano motivo. Solo oggi ho scoperto che Alessandro gli aveva esplicitamente chiesto di trattarmi male. E voilà! Ah, le buste, che bello! Che bello! Tendo sempre a dare delle valutazioni troppo ottimistiche ed affrettate. State per godervi il momento in cui ho scoperto cosa avrei dovuto affrontare. Buon vento, Jaser! Sei salpato per una missione che non ha precedenti nella storia di Si Può Fare, nella storia di YouTube. L'obiettivo della tua missione? Lo stesso di chi solca questi mari ogni giorno. Riuscire a tornare a casa. In che senso? Questa barca ti sta portando verso un'isola deserta. Qui non troverai nessuno ad accoglierti, sarai da solo. Tu contro l'isola. Dovrai scappare dall'isola deserta. Scappare da un'isola deserta? Ok. Ora sai tutto. Non bene. Stai proprio nella merda, te lo dico io. Troppe informazioni assurde tutte insieme. Invece di risolvere i dubbi e le paure che mi affliggevano da 2 giorni, mi avevano mandato in totale confusione. Per fortuna, Alessandro, che mi stava accompagnando insieme alla produzione, non vedeva l'ora di farmi la domanda più ovvia che io, travolto dalla situazione, non mi ero ancora posto. Sì, ma dov'è l'isola deserta? No, è quella roba là? No! Non so cosa dire, sono proprio senza parole. Cioè, non sembra una classica isola deserta, sembra una roccia abbandonata nel vuoto. E la risposta a quella domanda, il nome di quell'isola, era davanti a me, in una nuova busta rossa, targata The Show. Ma io ero troppo concentrato su quella roccia abbandonata nel vuoto per accorgermene. A un'altra? Almeno una cosa mi era chiara. Come già successo in altri Si Può Fare, il mio destino dipendeva da quelle buste. E ormai ero certo che ne sarebbero arrivate altre. Benvenuto all'inferno sulla terra. Inabitato, incolto, inospitale. Davvero? Continuo a leggere da qui, perché con la consapevolezza di chi ha vissuto quell'esperienza posso usare il giusto tono. Motore,
Azione. Il risultato di questa guerra degli elementi? Strombolicchio. Un'isola di appena 0,0076 km quadrati, grande quanto un campo da calcio, totalmente priva di acqua potabile, con formazioni rocciose irte e taglienti, senza coste, ma solo ripide scogliere a picco sul mare. Sostanzialmente un enorme scoglio con uno strapiombo di 100 metri a emarginarlo dal resto del mondo. L'unico segno dell'uomo? Un faro automatico sulla cima. L'inferno sulla terra, appunto. Credevi fosse difficile scappare da quest'isola? Vedrai quanto è difficile anche solo attraccare alle sue pendici. Immagino che questa sia la mia fermata. Porco Giuda, pesa di brutto! Oddio! Ah! Grazie mille del passaggio. In realtà non so se dovrei ringraziare. Va bene, grazie. Ciao Jay! In che senso? Che infami così però, eh? È proprio brutto così. Vai, vai, che sta venendo notte! Che pezzi di merda. E in quel momento, mentre insultavo Alessandro e tutta la produzione di The Show, realizzavo una cosa a cui non avevo ancora pensato e che iniziava a terrorizzarmi. In questa impresa sarei stato solo. Guarda quegli infami, quanto sono già lontani. Solo come non ero mai stato prima. Senza nessuno con cui parlare per giorni. Non sarebbero bastate 24 ore per scappare da quell'isola. Doppiamente solo. Perché Alessio e Alessandro non si erano limitati ad abbandonarmi su un'isola deserta. Mi avevano anche tolto qualcosa che ormai do fin troppo per scontato. La tecnologia. Avevo con me un telefono per filmarmi, sì. Ma la produzione ovviamente aveva rimosso la SIM ed ogni applicazione prima di farmi imbarcare. Non mi restava che una cosa da fare, usare l'unica tecnologia a mia disposizione, le scale. Io sarò onesto, non ho ancora del tutto bene realizzato. Ho già il fiatone, ho fatto solo una rampa di scale. Mancano ancora tutte queste rampe. Momento, lo zaino pesa troppo. Peccato che l'unica altra tecnologia a mia disposizione, lo zaino che mi avevano consegnato, pesava più di 30 kg e non avevo idea di cosa contenesse. Così l'ho appoggiato sulla roccia per scoprire se quel peso insostenibile, minchia quanto pesa, fosse almeno provocato da qualcosa di utile. Questo bellissimo giubbotto. Cosa sono ste robe? Che servono? Per andare sugli scogli? Una torcia, ok. Aprire in caso di emergenza oppure alla fine del terzo giorno. Stai per morire? Tranquillo, c'è una busta con scritto emergenza. Questo che è? La maggior parte degli oggetti forniti non avevo idea di cosa fossero. Questa roba? Abbiamo dei guantini tattici, una pala, un piccone. Ma che cacchio è? Ma soprattutto non riuscivo a capire perché mi fossero stati forniti. Per sopravvivere, direte voi, ok? Però io non ero minimamente pronto ad un'esperienza del genere. Quindi, svuotando quello zaino, avevo capito che la sfida sarebbe stata molto più dura di quello che pensavo. Una accetta? Ma che cacchio? Vabbè, questa me la tengo in tasca, non si sa mai. Potrebbe tornare utile, non so cosa c'è sopra. La mettiamo qua. Bravo, sia mai che un gabbiano tenti di rapinarti. Ah, dell'acqua. E almeno il problema dell'acqua potabile era risolto. Sapevo che Ale e Ale non potevano abbandonarmi su un'isola deserta senza acqua. Ma che pezzi di merda! Mi hanno fornito dell'acqua già aperta e bevuta. Ma perché? Questa è una cattiveria senza senso. A parte che io sento un rumore. Sento un rumore di drone. Guardalo là! Lo vedete? Mi stanno spiando! Ebbene sì, non so se per controllare se fossi già morto o se per avere delle riprese cinematografiche, ma la produzione stava spiando ogni mia mossa attraverso un drone. A me sembra che il sole stia già tramontando. Scappare oggi da quest'isola penso sia impossibile. Stanotte dovrò passare la notte qua. Sopra c'è un faro, ci sarà qualcosa anche magari per dormire. È ripidino, eh? Che figata di panorama! Mi aspettavo diverso la cima. Cioè, mi aspettavo tipo una grande distesa verde, tipo un campo da calcio. Invece no. Ma non c'è niente! No, non c'è neanche un po' d'erba! Qua c'è scritto qualcosa? Ciucciami il drone. Evidentemente qualcuno ha voluto esplicitare il suo fastidio per i dronisti che prendono di mira questa location. Ma è assolutamente comprensibile. Quel luogo, nella sua asprezza, lasciava senza fiato. E se devo essere sincero, la surrealtà e la bellezza di quell'ambiente così impervio erano la nota positiva a cui mi aggrappavo per non farmi prendere dal panico. Quell'incredibile panorama aveva un effetto positivo su di me, ma non cambiava la realtà dei fatti. Ero bloccato lì, senza cibo e con una riserva d'acqua scarsissima. Dovevo prendere in mano il mio destino. Dovevo agire. Dovevo fare la prima mossa. Fatemi un attimo bere.
Ottima prima mossa. Iniziare a consumare la mia unica fonte di sopravvivenza dopo nemmeno un'ora che ero sull'isola. Bravo. Ma quel gesto, che a voi potrà sembrare stupido, aveva idratato le mie sinapsi, rimettendo in moto il mio cervello fino a quel momento bloccato dalla paura e portandomi ad una considerazione fondamentale per la fuga. Mi sa che non c'è il bagno. Forse era inutile ai fini della fuga, però era vero, non c'era il bagno. Questa scoperta mi aveva fatto capire che c'era solo una cosa da fare. Bere dell'altra acqua! Ora ci scherzo, ma penso sia evidente da come mi stavo comportando. Il mio cervello era in crash, non avevo la minima idea di cosa fare. Come faccio da qua a tornare di là? Non c'è nulla! Come costruisco un'imbarcazione per andarmene da qua? Raga, che cazzo faccio? Boh, bevi! Finalmente, dopo aver dimezzato le mie scarsissime riserve d'acqua, mi sono fermato per elaborare un piano. Io credo che la cosa migliore da fare in questo momento, 1. Non perdersi d'animo. 2. Esplorare questa isoletta, passarci la notte e domani, con tutta la giornata a disposizione, capire un modo per andarmene. È l'unica idea che mi è venuta. In quel momento, anche una cosa così ovvia mi sembrava un piano geniale. Certo. Avevo trascurato solo un piccolo dettaglio. Ah, ma qua finisce. Io pensavo che qua tipo entrassi nel faro, invece no. Nell'infinità di problemi che avevo davanti ce n'erano due che mi stavano mandando totalmente in panico. Il faro, in cui pensavo di rifugiarmi, era inaccessibile. Essendo novembre, la temperatura di notte si sarebbe pericolosamente avvicinata allo zero. E io non solo non avevo una tenda, ma nemmeno un sacco a pelo. Inoltre, anche superando la notte, il mattino dopo mi sarei comunque svegliato senza cibo e sostanzialmente senza acqua. E mi erano bastati pochi minuti per esplorare tutta l'isola e rendermi conto che non esisteva modo per procurarmeli, ma solo un'infinita serie di modi per farmi male. Urca, qua è crollato il muro, eh. Cosa posso fare? Sì, avrei potuto provare a tornare a nuoto, ma considerando il tempo che ci avevo messo in gommone e la temperatura dell'acqua, quel tentativo disperato di fuga avrebbe avuto un solo risultato: il mio annegamento. Tutto questo non aveva senso. Per quanto difficili e assurde, Alessio e Alessandro non mi avevano mai affidato una missione impossibile. Andava contro il senso stesso di si può fare. Doveva esserci una soluzione, non potevo arrendermi. Così ho deciso di cercare qualcosa che sarebbe potuto tornarmi utile. Un panno sporco e impolverato. Io sono allergico alla polvere. Ma c'erano davvero solo polvere e detriti. Ero spacciato. Ma proprio quando stavo per tornare allo zaino per prendere la busta emergenza, la mia perseveranza mi ha premiato. Abbiamo qua una busta con il logo The Show. Questo vuol dire che mi verrà fornito qualche input. La tua isola deserta è sempre qui, nel complesso dell'arcipelago vulcanico di Stromboli. Ma non sarà strombolicchio. In che senso? Purtroppo non è permesso il bivacco e il testare i tuoi limiti fino a lasciarti morire di stenti o per caduta e annegamento dalle scogliere, purtroppo non rientra ancora in questa casistica. Non sarei dovuto scappare da Strombolicchio. Adesso Alessandro mi avevano giocato uno dei loro scherzi, illudendomi di dover affrontare una missione impossibile. Sapendo di non dover passare la notte qua e sapendo che non devo evadere da qua, mi fa stare meglio. Questa era la buona notizia. E la busta ovviamente ne conteneva anche una cattiva. Andiamo a scoprire il posto da cui dovremo evadere. Non potrà essere davvero peggio di questo posto. Perché non sto mai zitto? Datemi il tempo di abbandonare questo scoglio infernale e vi rivelo la cattiva notizia. Tornato sul gommone, la destinazione era l'isola deserta da cui sarei effettivamente dovuto fuggire. Vai, salta. No, che salta? Aspetta che si avvicini. Oppala! La prossima location non potrà essere più difficile di questa. Continuavo a ripetermelo per cercare di autoconvincermi, perché io la brutta notizia l'avevo già letta in cima a Strombolicchio e quell'ennesimo viaggio in gommone mi stava portando in un luogo peggiore di quello che stavo abbandonando. E qui arriva la brutta notizia. La tua isola non sarà un vecchio vulcano morto, ma sarà proprio il vulcano. What? La barca ti sta per portare nella zona più remota e inospitale alla vita, la costa disabitata appena sotto la bocca del vulcano. Nessuno naviga mai da quelle parti. Dietro di te avrai il mare immenso, un limite invalicabile senza conoscenze nautiche e senza un'imbarcazione. Davanti a te la terra brulla inaccessibile, solcata da venti fortissimi e toccata da temperature che possono arrivare di notte anche sotto lo zero termico in questo periodo dell'anno. Cosa? No! Scusate, mi sono lasciato sopraffare. Sopra di te il fuoco. Il buio della notte sarà illuminato da colate laviche, lapilli e nubi ardenti, mentre il silenzio e il tuo sonno, se mai ci sarà, sarà destato dalle potenti esplosioni vulcaniche. Credevi che la prima isola fosse l'inferno sulla terra? Ma il diavolo porta l'inferno con sé, dove vuole. Questo è l'inferno che ha pensato per te. Buon attracco. Ma come scendi qua?
è decisamente peggio di Strombolicchio. Provate a immaginare con che mood io abbia affrontato questo ennesimo viaggio. Devo scendere qua così? Dopo un'ora di mare, finalmente ero sull'isola da cui sarei dovuto fuggire. Oh, ce l'abbiamo fatta? Ma dove sono finito? Dietro di me un vulcano minaccioso. Davanti a me il gommone si allontanava, questa volta per sempre. Mentre realizzavo che un nuovo problema si sommava a quelli che mi ero portato dietro dall'isola precedente. Il sole stava iniziando a tramontare. Una cosa era ormai ufficiale. Forse era meglio l'altra isola. La mia avventura, la mia disavventura poteva finalmente iniziare per davvero. Il piano è il seguente: salire con lo zaino, no? Costeggio qua finché non trovo qualcosa di utile. Prima o poi ci sarà uno spiazzo un po' più pianeggiante. Avevo messo piede sulla terraferma da pochi secondi e già rimpiangevo i motivi per cui mi ero tanto lamentato di Strombolicchio. Strombolicchio era troppo piccola, ma almeno non avevo bisogno di una mappa. Questa nuova isola era gigantesca, la costa continuava a perdita d'occhio in entrambe le direzioni e il vulcano mi impediva di vedere cosa si celasse dietro di lui. Diciamo che almeno là era tutto pianeggiante, qua ci sono... Qua ci sono ste rocce tutte frastagliate che non puoi neanche sederti. Strombolicchio non aveva prati, erba o spiagge? Ok, ma camminando su quell'infinita distesa di rocce taglienti non potevo che rimpiangere quegli scalini e quella pavimentazione. Strombolicchio era un'isola deserta, ma era stata modellata dall'uomo. Qui ero in preda alla natura e l'avrei capito molto presto a mie spese. Travaglio, come scendo? Stai proprio nella merda, te lo dico io. Primissima cosa da fare: il sole sta calando, devo trovare un posto per dormire. Su queste rocce non si può stare. Il problema è che le rocce su cui non si poteva stare continuavano per quelli che mi sembravano chilometri e che effettivamente con il senno di poi erano chilometri. Ma il sole non mi avrebbe aspettato, non potevo fermarmi. Nonostante avessi degli scarponcini, il peso dello zaino rendeva un'impresa impossibile camminare su quei sassi, che pur essendo molto grossi si muovevano ad ogni mio passo. Porca, si muovono. Avevo un solo obiettivo: non dovevo cadere. Oddio, mamma mia, che fatica. Non dovevo cadere. Siamo comunque... Non dovevo cadere. Porca troia, cado. Non facciamoci prendere dall'ansia, manteniamo la calma. Era una questione di abitudine. Ormai avevo preso abbastanza confidenza con quel terreno e dopo mezz'ora di cammino avevo fatto la scelta più sensata: smettere di filmarmi per gestire meglio il mio equilibrio. Ricordate l'obiettivo? Non cadere. L'avete sentito? Questo sono io che, mettendo il piede su un sasso mobile, cado rovinosamente a terra. Le videocamere erano spente, io ero solo, ma l'audio era acceso. Porca c***a, raga, sono caduto. Questo sono io che parlo da solo. Aia. Porca c***a. Anche la caviglia mi fa male, mo. Io che impreco da solo. Porca c***a. Porca c***a. Porca c***a. Io che realizzo di aver rotto lo schermo del telefono. Spaccato lo schermo del telefono. Rosico solo di non aver ripreso la caduta. È difficilissimo camminare su sti sassi con sto coso che pesa un fottio, che ti sbilancia tutto. E il sole va giù velocissimo, velocissimo va giù. Avevo preso una storta, ma l'unica cosa che potevo fare era camminare, nella speranza che l'ambiente sarebbe diventato meno ostile. Ma la natura non è sempre solo nemica dell'uomo. Ogni tanto ci lascia dei segnali di speranza. Sta a noi coglierli. Raga, ma queste sono ossa? Questo è un osso. Questi sono denti. Ma che cacchio? Spero che i segnali di speranza arriveranno più avanti. Per ora l'unico segnale erano quelle ossa che mi avevano decisamente inquietato. Erano umane? Per fortuna no. Appartenevano alle capre selvatiche che popolano quella landa di terra dimenticata dall'uomo. Ma a me, con la caviglia dolorante, non era dato saperlo. Dopo un'ora di cammino e un'ora di imprecazioni, finalmente il paesaggio è iniziato a mutare. Là ci sta un canneto. Almeno qua si riesce a camminare un po' bene. Nel canneto, è vero, si camminava meglio, ma la fine di un problema lasciava spazio all'inizio di altre preoccupazioni. Non è che ci sono animali qua dentro? Fare il richiamo del lupo potrebbe non essere una buona mossa. E l'immagine di quelle ossa tornava a tormentare il mio cammino, che ormai mi pareva infinito. Sono pericolosissime ste rocce. Comunque ci sono un po' di oggetti interessanti, nel senso, con questi legni posso costruirmi una zattera. Ma non è un problema che affronteremo oggi. Quanto va avanti sta distesa? Ho una spina e la mano lercia. Ma cosa sto facendo? Dove sta andando? Sto camminando a caso, nella speranza di trovare una grotta.
Porca troia. Non avevo ancora compreso appieno la situazione in cui ero stato catapultato. L'aver perso l'accesso a qualsiasi tipo di tecnologia mi faceva sembrare incredibile quella rudimentale che incrociavo nel mio cammino. Ero effettivamente disperso, a centinaia di chilometri dalla civiltà che tutti noi diamo per scontata. Ora, parte tutta la mia disperazione. Ma a che avventura stavo partecipando? Cioè, un video così non lo troverete da nessun'altra parte su YouTube. Più vivevo quell'esperienza e più mi stupivo della complessità che The Show aveva dovuto affrontare per organizzarla e della quantità di soldi spesi per realizzarla. E se vi state godendo tutto questo gratis, è merito di Young Platform, che ha creduto in questa nostra folle impresa e l'ha resa possibile. Probabilmente gli unici che l'avrebbero fatto, ad essere sincero. Vi ho già parlato di loro, l'exchange tutto italiano, perché ci hanno accompagnato in un sacco di altre avventure in questo anno. La loro missione è quella di creare consapevolezza e educare anche i meno esperti al mondo delle cripto. Tutto in maniera tracciabile e sicura. Per voi, se siete curiosi e volete approcciarvi, hanno creato un ecosistema di prodotti per ogni fase, dall'apprendimento alla gestione. Per esempio, con tutti i passi che ho fatto su quell'isola, avrei potuto aumentare gratis le cripto in mio possesso ottenendo un po' di token Yang. Scusate, per me ormai è scontato, vi spiego meglio. Sto parlando di Yang Platform Step, completamente gratuita. Serve solamente un cellulare funzionante, non come quello che avevo io. E nel tempo che io ho impiegato a percorrere quella spiaggia, avreste potuto iniziare a guadagnare le vostre prime cripto, perché basta camminare o rispondere a quiz e completare delle sfide per ottenere token Yang. In più, al suo interno trovate la sezione Academy, che è una sorta di Wikipedia delle cripto, con dei video e approfondimenti per imparare, sempre gratis, tutto quello che vi serve. Scaricatelo dal link in descrizione e iniziate ad informarvi, oltre che a supportarci e permetterci di fare questi video incredibili. Ma torniamo sulla spiaggia. Torniamo alla mia disperazione. Dopo un'altra mezz'ora di interminabile cammino e dopo aver apprezzato ogni oggetto di fattura umana che il mare aveva restituito alla terra... Una boa? Una bomba? Raga, là, là, guardate! Ho trovato qualcosa! È un palloncino di Angry Birds. Mi sentivo stranamente osservato. Fortunatamente ora ho una spiegazione. Era la produzione The Show che, nascosta, mi filmava da lontano. Qualcosa di apparentemente utile aveva finalmente attirato la mia attenzione. Tra le varie spazzature che ci sono qua in giro, c'è una non spazzatura, perché c'è il logo. Devo dire, questo è stato messo qua per me. Cammina, qualcosa succede. C'era il logo di The Show su un borsone. E se conosco Alessio Alessandro, significava che conteneva qualcosa di utile e quello era il luogo in cui si aspettavano che mi fermassi. Forse, per la prima volta in tutti questi anni, non avevo nessuna voglia di contraddirli. Ah, ma è una busta questa, Non ce la faccio più, è appena iniziato. Sei su quest'isola e qui vivrai nelle prossime ore o giorni, finché non troverai un modo per fuggire. Ripeti con me, la mia missione è scappare dall'isola. Ah sì? Non l'avevo capito. Tranquillo, non ti lasceremo qui tutta la vita. Non ti ho ancora detto che hai 5 giorni di tempo a disposizione per superare la sfida e dimostrare che sì, si può fare. In caso contrario, allo scadere del 5° giorno sarai decretato perdente e torneremo a prenderti per riportarti a casa. Hai anche questi oggetti di fortuna, strumentazioni sparse, incomplete, parzialmente utilizzabili. Iniziamo ad entrare nella storia che abbiamo costruito per te. Ah, è un gioco di ruolo diventato? Va bene. Navigando, hai incontrato una tempesta che ti ha costretto su questa costa inospitale. Sei un naufrago. Quel bagaglio è tutto ciò che è sopravvissuto al naufragio che hai appena dovuto affrontare. La tua missione è tornare a casa, ma non sarà possibile senza riuscire prima a tenersi in vita. E a proposito, non hai cibo e la razione di acqua potabile a tua disposizione sta scarseggiando. Non far fallire questa missione proprio ora che è appena cominciata. Organizzati per la prima notte. Domani inizia la tua vita da naufrago. Era ufficiale. Ero un naufrago. Oh raga, vorrei vedere voi ad azzeccare gli accenti dopo quello che avevo appena affrontato. E per quanto scoprire che esisteva una data in cui sarebbero venuti a prendermi se non fossi riuscito a scappare fosse consolante, beh... 5 giorni erano tantissimi in quelle condizioni. Mi sembra già di essere un vero naufrago con questa lucina in testa. Stai proprio nella merda, te lo dico io. Mentre il sole era ormai sparito dall'orizzonte, ho fatto un rapido check del contenuto della borsa e ho iniziato ad organizzarmi per la notte. È uno sgabello? No. È un cestino? No. Porca t***a, l'ho già rotto. Ah, ma è un gabinetto! Sì, ma c'era un qualcosa di estremamente più utile. Un saccapelo! Che cosa bella! E? Una
la tenda. Non ne avevo mai montata una, non sapevo nulla di campeggio, ma ero certo di non poterla montare sulle rocce. Questa, la tenda, è la mia salvezza. L'unico problema è che non si può fissare qua sulle rocce. Fammi andare a vedere nel canneto. Così mi sono addentrato nella vegetazione e ho deciso di montarla appena dentro al canneto, dove i sassi lasciavano spazio alla terra. E qua ci abbiamo lo spiazzo perfetto. Ormai era buio e puzzavo da far schifo. Non ho ancora iniziato i miei 5 giorni e già puzzo da far schifo. Ma montare una tenda era un'operazione decisamente alla mia portata. Bastava seguire le istruzioni. C'erano delle istruzioni? Leggia. No, porca c***a, ho perso le istruzioni. No, 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 no. Sapevo che c'erano. No, non c'è l'italiano. Spread the tent out on a flat surface. Vi risparmio i 40 minuti di montaggio tenda con un montaggio che mi risulta più naturale, quello video. Ecco un simpatico montaggio del montaggio tenda. La distendo sulla superficie. Ah, porca. Inserta pole in Twitch diagonal sleeve. No, no, ma sono difficilissimo da montare. Spread the tent out on the flat surface. No, si è staccato un pezzo. Oddio. Ok, ok. Dai, sì. Ole. Sì, sì, sì. Montata la tenda, sistemate le luci e affrontato le insidie ormai familiari dell'isola. Porca c***a. Sto cazzo di... Finalmente ho potuto fare una cernita degli oggetti che adesso degli oggetti che erano rimasti nella borsa dopo il naufragio. Ok. Ne approfitto per chiarirvi una cosa. Se vi aspettate un video di sopravvivenza alla Bear Grylls o se credete di vedermi costruire una reggia di fango come un esperto youtuber indiano, avete sbagliato video. Da questo momento in poi, per tutti i giorni che mi separano dalla fuga, ho fatto esattamente il contrario di quello che bisognerebbe fare su un'isola per sopravvivere. Alla fine, penso che il valore di questo esperimento sia proprio questo. Vedere qualcuno totalmente ignorante in termini di sopravvivenza provare a cavarsela da solo. Detto questo, ho fatto quello che mi sembrava più sensato: organizzare il mio accampamento. Ma dai, è già pieno di polvere qua dentro, ma che schifo. Non ho mai campeggiato in vita mia, quindi sono un attimino spaesato. Raga, c'è un materassino. No, spaziale. Guardate cosa ho trovato, un materassino. Come si gonfia? Non c'è il boccuccio? Questa roba, ma che vuol dire? Come c***o fai? Ho capito! No! Fenomenale! Questa cosa diventa una pompetta. Un rumore, dei movimenti un po' equivoci. Ma sti cazzi, ero l'unico abitante dell'isola. Sì, dai, va bene. Oddio, che bello! Abbiamo il letto. Grande, sono stanchissimo. E questa bevuta era meritata. Io ho appena realizzato che questa sera non cenerò, quindi facciamoci un attimo un girettino veloce, guardiamoci un attimo attorno e poi andiamo a dormire. Porca boia, non si vede niente. Devo essere onesto, sarà una bella esperienza. Devo essere onesto anche io, non lo sarà. Spaventa da un lato, perché non so come farò i prossimi giorni, ma cerchiamo di goderci il momento. Avevo appena affrontato una delle giornate più assurde e stancanti della mia vita, da solo. E stavo iniziando a realizzare che la solitudine sarebbe stata la mia unica compagna d'avventura. Sentivo il bisogno di parlare con qualcuno e così ho iniziato a farlo con la videocamera. E anche nelle sventure più grandi potresti trovare qualcosa di piacevole. Godiamoci questo momento. Tra l'altro sono anche senza tecnologia, cioè senza social. Un po' non so cosa fare, un po' è figo. Fa bene staccare, però sono tanto emozionato. Ero solo e senza tecnologia. Certo, la tenda era una tecnologia, anche se non siamo abituati a considerarla tale, ma non avevo nulla con cui passare il tempo. Così, per svagarmi un po', ho utilizzato la tecnologia che mi offriva l'isola. I sassi! Era buio pesto, un'oscurità che non avevo mai visto prima. Nessuna traccia di inquinamento luminoso, nessuna traccia umana. Ero distrutto, convinto che fosse notte fonda. Oggi so che in realtà erano le 19:30, ma io su quell'isola volevo solo andare a dormire. Perché per i prossimi giorni avrò bisogno di molte energie. Spegniamo le luci e si va a dormire. Avevo fame, perché ero a digiuno da ormai più di 12 ore. Inizio anche ad avere fame. Questo potrebbe essere un po' un problema, perché non ho energie ma ho fame. Cioè,
nel senso non ho energie, vorrei mangiare ma non posso. Non avevo nulla da fare, non avevo nulla da mangiare, avevo solo un pensiero fisso per il giorno dopo, fuggire. E una sola cosa da fare in quel momento. Incrociamo le dita e ci vediamo domani, buonanotte. Dormire. Porco Giuda, quanto è buio. Il giorno 2 era arrivato troppo in fretta, un po' come tutto quello che mi era successo il giorno prima. Buongiorno, mi sento abbastanza scombustolato e stanco nonostante abbia dormito un sacco di ore. Sarà mai perché mi sono dovuto svegliare tutta la notte per gonfiare il materassino? Ma il problema non era solo quello. Raga, mi fa male la caviglia. La caduta del giorno prima iniziava a pesarmi e vivere ai piedi di un vulcano iniziava a farmi una certa impressione. Anche perché il vulcano iniziava a mandarmi dei messaggi non troppo sottili. Sapete che mi sa che quello è fumo che esce dal vulcano e non sono nuvole? Ne sono abbastanza convinto. Dovevo trovare il modo di andarmene il prima possibile da quell'isola. Ma prima c'era un'altra cosa più importante di tutte quelle precedenti a cui dovevo pensare. È finita l'acqua e dovevo trovare da mangiare al più presto, sarebbe stata la fine. Questo non va affatto bene. Questa cassa prima non c'era, suppongo voglia dire qualcosa. In quel momento, dopo tutte quelle ore di solitudine, l'apparizione di quella cassa militare rappresentava un piacevole contatto con l'umanità. E abbiamo ovviamente la lettera. Un baule militare, da dove arriva? Gli indizi sembrano puntare verso i resti di un eliporto che un tempo collegava questa terra dimenticata da Dio alla vita della terraferma. Qualcuno è passato su quest'isola prima di te, ma che fine abbia fatto però non è dato saperlo. Ok, avevo scoperto che c'era un eliporto nelle vicinanze ed esplorarlo mi avrebbe permesso di trovare altri oggetti per la sopravvivenza. Nel canneto dove avevo dormito erano sparsi strumenti per la pesca. E tu, Jaser, cosa farai? Ti dedicherai alla pesca o all'esplorazione? A te la scelta. Allora, non ho mai pescato in vita mia e ho sempre fatto schifo anche ai videogiochi sulla pesca. La scelta giusta mi pare ovvia, ma l'ingenuo Jaser naufrago ha deciso di fare l'opposto. Che una pistola? Ma che è sta roba? Cos'è, una fiocina? Uno di quegli arpioni subacquei? Questo potrebbe tornarci molto utile per pescare. Con questo direi che abbiamo trovato tutti quanti gli elementi. Ora avevo tutte le cose. Dovevo solo fare affidamento al mio intuito. Sì, al mio intuito. Era a marcio l'elastico. E sempre il mio intuito, nonostante avesse capito che era a marcio l'elastico, non mi ha impedito di decidere di tirarlo nuovamente. Ah, grazie intuito. Ah, mi sotto male. Ma ormai ero un naufrago. E in questi lamenti sentirete tutta la mia furia mascolina. Quel secondo giorno stava andando assolutamente peggio del primo. E non avete ancora visto com'era iniziato. I più attenti di voi avranno notato una cosa. Quando sono uscito dalla tenda appena sveglio, non c'era nessuna cassetta militare ad attendermi fuori. Eppure mi avete visto stupito di trovarla poco dopo. Quando mi avete visto alzarmi, io non lo sapevo, ma erano le 5 del mattino. Per questo motivo un paio d'ore dopo sono tornato in tenda a dormire e a quel punto, quando mi sono svegliato di nuovo, ho trovato la cassetta. Ma in quelle 2 ore all'alba non sono stato con le mani in mano. Dal momento in cui mi ero svegliato avevo un solo pensiero: è finita l'acqua. Così avevo cercato nel mio borsone da naufrago. Water filter, ti pulisce l'acqua. Figata, proviamolo. Come faccio? Non voglio bagnarmi. Raga, non ci arrivo. Dai. Non sta funzionando, fermi. Usiamo l'ingegno. Riempiamo la bottiglia di acqua di mare. Ah, com'è fredda. Ah, ho tutte le scarpe inzuppate. Boah. Peccato che la cannuccia funzioni solo con l'acqua dolce e io stavo provando a bere il mare. È salatissima. No, fa schifo, raga. E secondo voi, quanti tentativi ci ho messo per capirlo? Che schifo. Oh, magari la prima volta non aveva funzionato, che ne so. In ogni caso, che si parlasse della prima volta in cui mi ero svegliato o della seconda, gli strumenti che avevo trovato non mi avevano minimamente aiutato. Ok, erano tutte tecnologie con un potenziale incredibile, ma io non le sapevo usare. Le possibilità di riuscire a pescare qualcosa rasentavano lo zero. Ma ormai dovevo provarci. Come si monta una canna da pesca? Non ne ho idea. Incredibilmente ero pronto per pescare. 3, 2, 1. O quasi. Ma è qua. Ma no, ma devo lanciarlo più lontano.
Tira. Ma è... Ah, è il vento che tira, non è un pesce. Oh ragazzi, io ci ho provato. Il risultato? Avevo sprecato ore preziose tentando di fare qualcosa che non ero minimamente in grado di fare. La pesca è fallita. Era il momento di percorrere l'opzione che avrei dovuto scegliere fin da subito. Siamo pronti per andare un po' in esplorazione. Forse camminare all'interno del canneto crea un altissimo rischio di perdersi. Proseguiamo lungo la costa finché troviamo un modo per andare nell'entroterra, perché sicuramente devo andare nell'entroterra. La destinazione era chiara, l'eliporto. Peccato che io non avevo idea di dove fosse. Dovevo arrivarci per deduzione. Ieri ho percorso tutta la costa, non ho visto eliporti. Quindi l'eliporto doveva essere nell'entroterra. E ho visto degli ingressi nell'entroterra, basta che torni indietro. Tra il punto in cui ero sbarcato e quello in cui avevo dormito. Mettiamoci in marcia. Ma quando sei naufrago su un'isola deserta, per ogni soluzione, la natura ti scarica addosso un nuovo problema. La vedete quella nube scura laggiù in fondo? Quella è una tempesta. Senza acqua, senza cibo, alla ricerca di un eliporto e con una tempesta in arrivo. Benissimo. Non potevo farmi prendere dallo sconforto, così ho continuato a camminare costeggiando il canneto. E in quella mezz'ora di cammino ho realizzato quanto della mia vita di tutti i giorni io viva dando per scontato di avere alcuni strumenti e senza di loro anche un'azione semplice come trovare un luogo specifico diventa impossibile. Comunque adesso internet sarebbe molto comodo. Andrei su Google Maps e guarderei cosa c'è attorno. Potrei fare un piano, capire dove andare, come muovermi. E invece senza internet sono perso. A fatica ho raggiunto nuovamente la distesa di sassi che il giorno prima aveva rischiato di azzopparmi. Ci sono questi sassi che fanno le finte e ti fai malissimo. Camminare su quelle rocce era davvero faticoso e pericoloso. Qualcosa però aveva attirato la mia attenzione. Là c'è un cartello. Andiamo a vedere cosa c'è scritto. Era un inequivocabile segno di civiltà umana. Così ho risalito la pendenza perché sicuramente il cartello mi avrebbe indicato qualcosa di utile. È un cartello che non dice nulla. Ma non era stato un totale fallimento. Guardate là, vedi? C'è un palo bianco. Che vuol dire che là c'è una costruzione fatta dall'uomo. Proviamo a seguire questa pista. Più vado in alto, più ho visuale. C'è un ottimo piano. Raga, ma quella roba là non è un H? Quello è l'eliporto. Ebbene sì, dopo due giorni di agonia avete assistito al mio primo piccolo successo. Avevo trovato l'eliporto. Ottimo, solo un problema. Come ci arrivo? Che però era oltre un crepaccio, che da quel punto non potevo superare. Sapete di cosa avrei avuto bisogno? Del mio smartphone, per tirarmi su di morale. Come? Per esempio, guardando IIN Plus 3. L'unica occasione in cui sono stato io a mettere in difficoltà Alessio e Alessandro. Ma non starò qui a provare a convincervi di abbonarvi. Se non l'avete fatto, avrete avuto i vostri motivi e purtroppo non esiste ancora la prova gratuita. Perché se voi poteste provarlo gratis, non tornereste più indietro. Però voglio dirvi una cosa utile, perché sta arrivando Natale. Quindi potete farvi regalare da un vostro amico, da vostra nonna o da chiunque una Google Play Card. Si possono comprare su Amazon o anche in contanti al supermercato e in tabaccheria. E con quel credito potrete abbonarvi a The Show Plus e finalmente provare il servizio. Ovvero guardare tutti i video, tra cui si può fare senza pubblicità, e godervi le serie esclusive. Grandi produzioni che non possono andare in chiaro su YouTube. E signori, sì, prima o poi arriverà anche Si può fare Plus. E abbonandovi contribuirete ad un'avventura ancora più folle di questa. Se invece siete già abbonati o non sapete che regalo fare ad amici e parenti a Natale, la Google Play Card potete a quel punto regalarla voi a qualcuno e permettergli di scoprire The Show Plus. Ma torniamo alle mie disavventure su quell'isola. Avete visto che la tattica di andare in alto per avere una migliore visuale ha funzionato? L'aver trovato la mia destinazione senza Google Maps mi aveva ridato la giusta energia. Così l'ho usata tutta per aggirare il crepaccio. Porca boia, sto diventando un perfetto naufrago. Porca cacchio. Ce l'abbiamo fatta. Da 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 da. Sì, mi stavo celebrando cantando da solo. Eliporto, acqua, oh yeah, 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 si beve. Avevo dell'acqua potabile, non sarei morto di sete. E c'era anche un'altra cassa militare. Chissà cosa c'è qua dentro, una busta? Però è bello pesante, eh.
È cibo? B per emergency food. Sì, cibo d'emergenza. Cibo, acqua e razioni di sopravvivenza. Hai fatto bene a venire all'eliporto. Lo sapevo, sapevo, non avevo altre alternative. Con alternative intendi perdere 3 ore provando a pescare? Un tempo questo sperone di roccia era usato come avamposto militare. Chissà come mai hanno infine deciso di abbandonare l'isola per non tornarci mai più. Un inaspettato evento catastrofico? O forse alla fine la rigidità dell'isola ha piegato anche il loro animo indomito? Indomito? Quest'isola mi causava un problema con gli accenti, eh? Ok. Ma stavo morendo di fame. Magari c'è già qualcosa che posso mangiarmi adesso, però. Fa vedere che poi apri e mangi e poi cucini e mangi. Cioè, se sei un uomo adulto, puoi mangiare subito anche se è crudo. Se invece sei una mamma, devi cucinarlo. Militari? Mica troppo bene questa cosa. Un po' sessista, eh? Tralasciamo il ragionamento delirante che avete appena sentito. Finalmente, dopo quasi 2 giorni di digiuno, potevo mangiare. Ma perché una bottiglia d'acqua è sempre già aperta e bevuta? Ah, sta a vedere che è per simboleggiare che in realtà sono provviste lasciate, quindi sono già state un po' utilizzate. Ma che cos'è? In pratica erano razioni di cibo militare d'emergenza, ovvero dei blocchi secchi e granulosi con cui le truppe militari si nutrono in luoghi ostili. Non so se sono io affamato o se sono questi cosi che sono buonissimi. Ero io affamato, ma in quel momento per me erano buonissimi. Sembrano tipo biscotti super friabili. Con retrogusto farina, sì, con retrogusto di farina. Fai un sacco di fatica, ma quando riesci ad ottenere un piccolo obiettivo come un po' di cibo, è bellissimo. Con le nuove energie del cibo e uno zaino decisamente più pesante per i litri d'acqua che avevo appena recuperato, potevo affrontare di nuovo il lungo cammino per tornare alla mia tenda. Mamma mia, mi manca il fiato! Scendere dal dirupo, affrontare nuovamente la distesa di sassi traballanti, provare inutilmente a chiedere aiuto appena vedevo un'imbarcazione in lontananza. Ehi, porca boia, aiuto! Superare nuovamente il canneto e finalmente tornare a casa, alla tenda. Ero distrutto, non avevo la minima idea di come scappare da quella maledetta isola, ma almeno avevo un bottino che mi avrebbe permesso di non morire di stenti. Così ho deciso di sistemare il campo base e razionare cibo e acqua. Queste 3 per i prossimi 3 giorni. Questa posso berla oggi. Quest'acqua dovrebbe bastarmi. Certo, mi piacerebbe usarla per lavarmi, ma diciamo che la pulizia è un lusso che non possiamo permetterci in questo momento. E inesorabile tornava il tema delle tecnologie che nella vita di tutti i giorni tende a dare per scontate. Come l'acqua calda, anzi in generale l'acqua corrente. 3, 4, altro giorno. Però facciamo che secondo me io non rimarrò qua 5 giorni. Oggi posso mangiarmene ancora 2 e l'ultimo giorno me ne lascio 3. Ma in realtà, ripeto, io il 5° giorno me ne sarò già andato da quest'isola. Se ne sei così convinto. Vorrei moltissimo riposare perché sono parecchio stanco, ma se lo faccio ora sono fregato, nel senso che temo potrebbe venire a piovere. E se viene a piovere siamo abbastanza nella merda, perché questo terreno diventerà fango e non potrò stare qua a dormire. La tempesta che avevo visto in lontananza al mattino era sempre più vicina. L'aria era diventata più fredda, il vento più tagliente e per il canneto iniziava a diffondersi quel tipico odore che precede la pioggia. Fortunatamente, tornando, avevo notato una cosa che il buio del giorno precedente mi aveva impedito di vedere. Qua attorno, non so se riuscite a vedere, là dietro ci sono delle case, credo abbandonate. Il mio piano è andare a visitarle e vedere se troviamo qualcosa. Dietro di me c'era qualcuno pronto a riportarmi alla realtà. Appena eruttato. Un altro presagio non molto piacevole. Zaino in spalla e anche se siamo stanchi andiamo a esplorare ancora un pochettino. Avevo bisogno di un rifugio più sicuro. Così mi sono diretto verso l'unica casa che mi pareva raggiungibile. Cioè, questo è proprio palesemente un passaggio. Ma questa è una strada. Questa è palesemente una strada. Mi sono infilato nella fitta vegetazione del canneto. Che è stato quel rumore? E avevo trovato una casa. Eccola là, raga. Trovata. È una bella casetta questa. Vi dirò, anche solo mettere la tenda qua, oh no, lì sopra, sicuramente è meglio che di là. L'unico problema è spostarla fino a qua, tutta quella roba. Oddio! Ora devo capire se conviene farlo o no. Magari c'è qualcuno. C'è qualcuno? No, non ci abita nessuno. Non solo era disabitata, era anche inaccessibile. La mia attenzione però era stata attirata da qualcos'altro. Però qui c'è un forziere con un lucchetto. Oddio, non riesco a muovermi, c'è troppa roba addosso. Ma è leggerissimo. Però devo capire qual è la combinazione. La indovino. 182. No, vabbè, è disabitata, quindi in qualche maniera si potrà entrare. Cioè, o meglio, non si dovrebbe poter entrare, però...
Viti vecchie. Incredibile! Avevo trovato il modo di entrare in casa. Ah no. Avevo solo fatto un lavoro inutile e... Porca troia, che spavento. Mamma mia. Oddio, raga. Non so se l'avete visto, ma sono caduti. Sto mini lucerta, sto geco, non so cosa sia. Mi sono schiettato. Porca vacca. No, dicevo, c'è comunque una porta, quindi... Quindi sono al punto di partenza. Ah, ho capito. Come in ogni film, le chiavi sono sotto al sasso. Ah no. Ah, raga, anche di qua. Porca boia. Porco Giuda, quanto era grosso sto coso. A questo punto le tolgo tutte. Porca troia, anche qua. Oh mio Dio, quanti qua. Ragazzi, vi richiudo dentro? Raga, secondo me questo baule per forza di cose è qua per noi. Ma scusate un attimo, ero al secondo giorno su 5 disponibili per scappare, abbandonato a me stesso, e stavo iniziando finalmente a pensare da naufrago. Siamo in una condizione critica di sopravvivenza? Io non ho tempo di mettermi qua a capire il codice. Nessun naufrago investirebbe del tempo nel provare a capire quale enigma deve risolvere per aprire un forziere. Quindi ho risolto l'enigma a modo mio. E vedo dentro una busta. Porca è liberatoria sta cosa. Che bello. Ah, ma ci sono dei chip dentro, ma che cazzo? Sì, avete sentito bene, dei chip. In quel forziere da pirata c'era l'ultima cosa che mi aspettavo di trovare. Sembravano dei componenti elettronici. Ho capito. Leggi la busta. Che colpo di fortuna, Jaser. Sai cos'è quella che hai davanti a te? È una radio. Avevo intuito qualcosa del genere, non lo so perché ancora non sono riuscito ad aprirlo del tutto. Però grazie dello spoiler. Nella fortuna, un piccolo dettaglio. Il proprietario precedente non te l'ha lasciata in condizioni ottimali. Sembrerebbe inutilizzabile. Ma solo una cosa non ti manca su quest'isola: il tempo. Non ti dirò che puoi usarla per lanciare un SOS, un messaggio di soccorso, ma ti dirò che forse conviene provare a ripararla e capire come alimentarla. Insomma, la tecnologia è nulla senza un po' di iniziativa. Finalmente una tecnologia che mi avrebbe dato una speranza di scappare. Se fossi riuscita a farla funzionare, la radio mi avrebbe permesso di comunicare con le imbarcazioni che avevo visto passare nei due giorni precedenti. Fino ad ora seguire le indicazioni che ci hanno dato era la cosa migliore da fare. Continuiamo su questa strada. Così, finalmente ho dato un senso al kit di sopravvivenza. Una pala, un piccone. Ma che cacchio è? Wow. Wow, sì, ma quella radio era in condizioni pietose. Anzi, non sembrava proprio una radio, era un ammasso di pezzi e pezzettini. Abbiamo il case anteriore, il case posteriore, un'antenna, la parte interna dei chip che adesso è piena di pezzi di legno e probabilmente non è una cosa che li fa bene. Forse dovevo indovinare il codice. I tastierini, altri tastini, perfetto. Perfetto, direi che non è esattamente la parola giusta. Ero pur sempre abbandonato in mezzo al mare. Però una cosa è certa: per la prima volta da quando ero stato lasciato sull'isola, mi sembrava di avere una possibilità concreta di scappare. Certo, non sono un esperto di riparazioni elettroniche, anzi, non ho assolutamente idea di cosa fossero tutti quei pezzi. Però, almeno era un inizio. E in fondo, questa è la forza della tecnologia di cui mi ero reso conto in questi giorni sull'isola. È una cosa che diamo sempre per scontata o che associamo solo al mondo digitale di smartphone e PC, ma tecnologia è tutto ciò che nella storia dell'uomo abbiamo inventato per semplificarci la vita. Dalla tenda allo zaino, che avevo entrambi, dalla forchetta a internet, che non avevo entrambi. Una radio, fatta a pezzi su un'isola deserta, rappresenta la massima tecnologia, così come le nuove invenzioni, internet, la blockchain, il web 3, la rappresentano nella nostra vita di tutti i giorni. Grazie al lavoro e alle conoscenze di chi è venuto prima di noi possiamo vivere meglio e progredire verso il futuro come specie. Per questo Young Platform ci ha seguiti in questo video. Oltre al fatto che a quanto pare, secondo me, si divertono a vedermi in situazioni assurde. Perché la sua missione è proprio quella di rendere accessibile a tutti, anche ai meno esperti del settore, in modo sicuro e responsabile, una tecnologia innovativa come la blockchain e le cripto. Tutti quanti i prodotti del loro ecosistema sono stati pensati in questo modo. Ti aiutano, prima di tutto, a sviluppare consapevolezza
leggerezza sull'argomento e poi passo passo a scoprire ed esplorare questo mondo. Infatti, oltre a Young Platform Step, avrete accesso anche a Young Platform Exchange, l'app che vi permette di gestire in maniera semplice le vostre cripto, venderle o acquistarle e farlo in modo intelligente. Una funzione molto importante che ti mettono a disposizione è l'acquisto ricorrente delle tue criptovalute preferite, così da non farsi trascinare ed esporre a momenti di FOMO o panic sell. In sostanza, ti permette di comprare ad intervalli regolari una cripto poco per volta e tenerla da parte, e così facendo aiutarti a fare scelte più consapevoli e a lungo termine. Anche Exchange come Step lo trovate in descrizione. Andate a dargli un'occhiata. Trovate anche la versione Pro per i più esperti, e se lo scaricate dal link qui sotto avrete diritto ad un bonus di benvenuto fino a 25 euro. Perciò andate a provarlo, mentre io ringrazio Young Platform per averci aiutato anche nella più folle delle nostre avventure. Sull'isola, infatti, dopo quella momentanea euforia, la situazione sembrava destinata a precipitare. Il sole stava tramontando velocemente, il vento e il freddo aumentavano, i tuoni si facevano sempre più vicini e quella notte mi dovevo preparare ad affrontare una tempesta. Già subito noto questi due fili che non capisco. Non avevo scelta di fronte a me, potevo fare solo una cosa. Dovevo provare a rimontare la radio. Vanno collegati a qualcosa. Questo va giù così? Ah no, questo è lo schermo! Ma non avevo la minima idea di come fare. Avevo tra le mani la mia salvezza, ma non sapevo da dove cominciare. E come se non bastasse, aveva iniziato a piovere. Porca c***a, raga, sta iniziando a piovere. E io dovevo trasferire la tenda dal canneto al patio della casa. Stai proprio nella merda, te lo dico io. Dobbiamo fare velocissimi. Riuscirà Jaser a spostare il suo rifugio prima dell'arrivo della tempesta? Riuscirà a superare la notte durante la tempesta? Ma soprattutto, riuscirà a rimontare l'unico mezzo per comunicare con altri esseri umani? Quella radio rotta gli permetterà di raggiungere l'obiettivo che il corso degli eventi pare avergli fatto dimenticare? Sta iniziando a piovere abbastanza forte. Spostiamo tutto quanto sotto. C'è un vento assurdo. Spero che regga. Riuscirà a scappare dall'isola? Bella domanda! Avevo davanti altri 3 giorni di sopravvivenza, imprevisti e sofferenza. Io mi ricordo bene cosa è successo e non è stato piacevole. Voi però lo scoprirete nel prossimo Si Può Fare. Scappare da un vulcano attivo, online dal 16 dicembre 2022, oppure dal link in descrizione se state guardando questo video dopo questa data. Al prossimo episodio!